Qua. Siamo uh, con il secondo panel di questa mattinata. Abbiamo già 75.000 persone che si sono collegate questa mattina. Quindi, diciamo, sicuramente, destinato a, a, a confermarsi insomma, il successo di questa di questo Festival del Futuro, terza edizione del Festival del Futuro. Anche oggi, con un programma molto, molto intenso. Parliamo adesso di un tema sul quale vorremmo avere lo stesso ottimismo che ci ha trasferito il professor Molon di Negar sulle prospettive della tecnologia applicata al cuore. Il tema della mobilità è uno dei temi cruciali, come sapete è diventato sempre più cruciale, ha avuto una forte accelerazione. Non riguarda più solo i veicoli ma le infrastrutture, non riguarda più solo i produttori di autovetture ma anche tutto un ecosistema di nuove aziende che si sono eh, affermate in questo settore su tanti temi che integrano dicemi, i sistemi dei veicoli circolanti, i sistemi delle infrastrutture a garanzia della sicurezza. Ne parliamo di questo e di tutto quello che è la mobilità del futuro sperando di avere anche qui un messaggio diciamo, di ottimismo con il professor Gabriele Grea eh, che coordina come chairman questo panel e che chiamo sul palco. Ringrazio il professor Grea, una breve introduzione, è un riciclatore del centro Green dell'Università Bocconi, è un centro di indipendenza di ricerca che tratta temi integrati da appunto, sistemi socio-economici alla mobilità al climate change e all'energia avrà interessanti ospiti e interessanti temi, lascia a lui la parola grazie mille professore eh, grazie mille, grazie mille dell'introduzione grazie dell'invito eh, come, come diceva la nostra introduzione, la mobilità è un elemento fondamentale della nostra quotidianità che genera degli impatti sull'ambiente, genera degli impatti sul clima e anche sulla competitività evidentemente. Eh, oggi parliamo di questi temi e parliamo di elettrificazione, di connettività, di automazione, ma anche di nuovi modelli e di uso e di condivisione eh, della mobilità e dei veicoli. Con eh, i nostri ospiti che sono Gabriele Catacchio, Global Immobility Communication Manager di Stellantis, che... sta arrivando. E Alessandro Finicelli, General Manager di Autobynet, distributore italiano delle tecnologie di Mobilai, Francesco Naso, eh, segretario generale di Motus e Associazione per l'accelerazione e il cambiamento. Verso la, la mobilità elettrica eh, e in collegamento dovrebbe esserci Federico Caleno Edovi Mobility Italy di NLX. Eh, vedo che ci siamo tutti, buongiorno, dottor Caleno. Buongiorno eh, grazie mille a tutti gli ospiti per aver accettato l'invito e aver organizzato insieme a me questa sessione sui nuovi paradigmi della mobilità sostenibile. Iniziamo subito con un giro di domande sul tema dell'innovazione e delle dinamiche di settore che si stanno affermando nel mondo della mobilità. Inizierei con Gabriele Catacchio. Eh, volevo chiederti: mh, i veicoli oggi sono sempre più connessi, autonomi e a basse emissioni. Eh, come si sviluppa il ruolo e il trend e il futuro dell'automobile, in quanto tale, eh, rispetto a queste innovazioni, a questi trend tecnologici di settore? Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto per l'invito. Io ho qualche slide di supporto eh, da, da mostrarvi, partirei eh, facendo un passo indietro. Nel 2018 eh, al Capital Market Day di FCA all'epoca eh, vennero annunciati tre trend che ci vedevano coinvolti, che erano appunto l'elettrificazione, la guida autonoma e ehm, la connettività. Quindi, diciamo che sono tutti trend che ci vedono protagonisti adesso, con un focus molto forte su quello che è il tema dell'elettrificazione. Cercherò di eh, toccarli brevemente tutti e tre. Allora, partiamo dal presupposto che l'elettrificazione, ovviamente, è un bisogno che ci vede in questo momento tutti coinvolti e attivi, dovuto al fatto che, leggevo qualche giorno fa, è previsto che nel 2050 ci saranno 7 miliardi di persone nei centri urbani. Uh, il fatturato dell'e-commerce nel 2023 sarà il doppio rispetto a quello del 2019, quindi ci possiamo immaginare la mole di persone che si muoveranno nei centri urbani e di merci che verranno spostate in questi centri urbani da veicoli commerciali. Quindi ovviamente c'è bisogno uh, di agire di concerto e l'elettrificazione è sicuramente una risposta. Ovviamente dobbiamo rispondere a quelle che sono le direttive che ci vengono eh, imposte dall'Unione Europea col piano Fit for 55 che sappiamo eh, ci dice che nel 2035 non potranno più essere vendute vetture a combustione, ma devo dire che è un tema che si sta svolgendo anche a livello globale. Basti pensare all'amministrazione Biden che rispetto a quella precedente ha dichiarato un target del meno 52% di emissioni di CO2 entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. Eh, detto questo, eh, non so se si vedono le slide, ma vabbè, non importa. Eh, improvvisiamo. Ma improvvisiamo, sì, sì, nessun problema. Era solo per, dirvi, per darvi qualche numero. Eh, ad oggi ehm, il, il market share delle vetture beve nel 2021 a livello mondiale di circa il 6% è previsto che nel 2033 arrivi al 50%, quindi vuol dire che la metà delle vetture saranno full electric. Questo ovviamente è una risposta al problema che dicevamo prima, detto che il settore dei trasporti su strada, in particolare le autovetture contribuiscono a un 10% delle emissioni di CO2 a livello europeo. Quindi anche se domani tutte le vetture fossero elettriche avremmo comunque risolto un decimo del problema. Eh, noi comunque rispondiamo attivamente a questa sfida. Abbiamo annunciato a luglio durante il EV Day di Stellantis, quelli che sono i nostri target, che vedono un LEV mix, quindi Low Emission Vehicle, mix di vendite, vuol dire plug in hybrid e soprattutto battery electrical vehicle, del 70% in Europa almeno il 70% nel 2030 e lo stesso avrà negli Stati Uniti con un valore del 40%. Pochi giorni fa l'amministratore delegato di Lancia Luca Napolitano ha dichiarato che dal 2026 eh, lancia produrrà vetture solamente elettriche. Quindi capiamo come tutto questo sta trasformando la nostra industria. Ovviamente abbiamo bisogno di agire di concerto, quindi non solo i produttori di autoveicoli, ma anche le infrastrutture e tutto quello che c'è intorno per permettere una transizione facile. Ha citato poi la connettività. La connettività, ovviamente, è meno problematica dal punto di vista diciamo, cliente dell'elettrificazione. La connettività offre soluzioni in più per i nostri clienti. Uno studio del Politecnico di Milano dice che il 40% delle vetture che circolano in Italia attualmente è connesso. Noi ci stiamo muovendo ovviamente in quel senso, abbiamo annunciato una partnership con una joint venture, con Foxconn, eh, con la quale andremo a lavorare sull'infotainment della vettura per garantire, grazie ai sistemi 5G, Internet of Things e altro, una connettività avanzata delle nostre vetture che permetta di interagire al meglio appunto, con le vetture, sia dall'interno dell'abitacolo verso l'esterno, ma anche da remoto, semplicemente col proprio smartphone, controllare i parametri della vettura da remoto. E chiudo con il tema della guida autonoma che ci vede allo stesso tempo coinvolti. Eh, abbiamo, eh, abbiamo fatto parte di questo progetto L3 Pilot che ha visto più di 400.000 km percorsi da più di 70 vetture eh, per cercare appunto di lavorare sul tema della guida autonoma di livello 3, il che vuol dire che il guidatore può, eh, a meno di condizioni di emergenza, eh, diciamo dimenticarsi quasi di guidare la vettura e quindi vediamo come anche la guida autonoma, l'elettrificazione e la connettività è uno di questi trend che stiamo affrontando in questi anni. Grazie mille. Eh, eh, passerei al dottor Finicelli, eh, parliamo con te di eh, ICT e veicoli, eh, tutta una serie di aspetti legati alla connettività, allo sviluppo della sensoristica, alle relazioni e le comunicazioni tra veicolo, infrastruttura utente. Eh, come stanno mh, trasformando il concetto di automobile queste, queste innovazioni, queste tecnologie diciamo, aggiuntive rispetto al, al concetto tradizionale di veicolo? Bene, eh, ringrazio anch'io per l'invito e per la domanda. Eh, come anticipava il relatore precedentemente, il settore automobilistico negli ultimi anni sta avendo un'evoluzione velocissima e rapidissima e tutti i costruttori oggi sono impegnati in, in questo trend di, di evoluzione del veicolo, come anche tutti i principali componentisti. Eh, le linee di trend, i, i trend di, eh, diciamo di sviluppo, mi piacerebbe così sintetizzarli in due ambiti. Un primo ambito che riguarda il veicolo e quindi la sensoristica montata a bordo del veicolo e dall'altra parte l'infrastruttura. Ci sono tutta una serie di cambiamenti anche a livello comunitario, ma a livello internazionale direi, su quello che è il disegno delle E-roads, cioè le strade del futuro che sono assolutamente in grado di dialogare con i veicoli. Quindi, dal punto di vista diciamo, della tecnologia che viene montata a bordo del veicolo, sono due i trend più importanti. La prima riguarda la sensoristica e la capacità del veicolo di sapere sempre dove è posizionato con un'approssimazione millimetrica, e dall'altra una capacità di visione, cioè il veicolo osserva tutto ciò che accade intorno al veicolo stesso. E il potenziale di questa visione, Mobilai, appunto l'azienda con cui ho il piacere di collaborare, si occupa proprio di questo, cioè trasformare il veicolo dandogli una capacità di visione e di riconoscere tutto ciò che è l'ambiente esterno intorno al veicolo. Dall'altra parte poi c'è il tema, come dicevamo, dell'infrastruttura, quindi questa infrastruttura comincia a dialogare con il veicolo stesso e lo fa in diversi modi attraverso le tecnologie. Ovviamente qual è lo scopo? È quello di efficientare l'infrastruttura, ridurre la congestione del traffico, aumentare i livelli di sicurezza della viabilità, ma naturalmente anche la manutenzione predittiva. Diciamo il grande spartiacque anche nel nostro paese è stato il crollo del ponte Morandi, a seguito del crollo del ponte Morandi si sono avviate tutta una serie di innovazioni tecnologiche che hanno l'obiettivo appunto di monitorare l'infrastruttura, eh, monitorare i ponti, monitorare le gallerie Ciascuno di noi è stato probabilmente l'estate scorsa interessato da tutta una serie di lavori in corso che era necessario fare appunto per mettere in sicurezza queste infrastrutture. Ecco, quindi, diciamo la grande sfida del futuro è che questi. Eh, oggetti, quindi da una parte l'infrastruttura, dall'altra i veicoli, sono destinati a dialogare tra di loro e quindi si stanno cercando degli standard di comunicazione, quello che citava appunto il professore, il vehicle to vehicle, il vehicle to infrastructure, che ci permette di osservare un determinato tratto della nostra infrastruttura e dialogare con il veicolo e inviare delle informazioni eh, con il veicolo. Eh, sarò più preciso nel corso ecco, della chiacchierata di oggi. Certo, grazie mille Alessandro. Eh, torniamo un attimo alla mobilità elettrica. Eh, domanda molto diretta al dottor Caleno. Cosa significa oggi eh, elettrificare la mobilità? Quali sono investimenti e strategie che bisogna mettere in campo eh, per ehm, rendere reale questo progetto di transizione di cui abbiamo iniziato a parlare? Buongiorno, buongiorno a tutti e ringrazio per, per l'invito a questo interessante seminario. Allora, eh, elettrificare la mobilità eh, significa per noi creare un, un nuovo ecosistema, eh, un nuovo ecosistema composto da diversi attori che colgano l'obiettivo e l'opportunità di eh, modificare il, il concetto di mobilità che eh, conosciamo fin eh, da quando siamo nati, da quando eh, guidiamo le autovetture. È un ecosistema che deve essere necessariamente composto da, eh, da chi ehm, diciamo, promuove e vende i veicoli elettrici eh, e quindi conosce anche eh, o, si, o si fa promotore delle, delle esigenze dei clienti finali, ma anche da chi mette a disposizione soluzioni per cogliere le opportunità che i veicoli elettrici... Offrono da chi, per esempio, eh, dall'amministrazione dall pubblica che eh, è interessata a eh, trasformare le città e, le, eh, per, per eh, dare un, o, nuovi servizi ai clienti, eh, a chi offre servizi di mobilità, quindi concessionari autostradali piuttosto che eh, gestori di eh, reti eh, infrastrutturali eh, importanti. Eh, quindi è un ecosistema abbastanza complesso che va creato. Eh, per gestire al meglio gli investimenti che sono necessari, quindi noi dal nostro punto di vista sicuramente l'investimento importante è quello legato alla, alla infrastrutturazione, che non è solo un investimento economico, che è importante perché comunque ehm, il, diciamo, il, il, i soldi da mettere a disposizione per infrastrutturare il paese eh, non sono pochi, eh, ma è anche un investimento in termini di risorse. Di eh, intelligenza nel eh, sviluppare l'infrastruttura eh, nel modo in cui eh, consente al cliente che deve eh, prendere, e, diciamo, deve comprare un'auto elettrica, consente di eh, avere la, la relativa eh, fiducia di non trovarsi poi senza, senza opportunità di ricarica. Quindi, eh, sicuramente l'attenzione diciamo, la, a capire. Eh, come, come sviluppare un'infrastruttura, come eh, in funzione del fatto che il cliente possa avere delle opportunità di eh, ricarica private, quindi a casa o in ufficio, eh, ma, considerando che c'è una parte importante di clientela che non ha questa, eh, questo vantaggio, quindi l'infrastruttura di ricarica eh, va creata e sviluppata proprio poter, cercando di indirizzare queste esigenze. Creata e sviluppata considerando che non è un unico prodotto di, eh, di ricarica che viene messo a disposizione, ma le, le, le opportunità di ricarica sono variegate. Quindi eh, diciamo, la grande differenza che c'è tra il comportamento di eh, rifornimento che abbiamo avuto fino a quando eh, sono esistiti i veicoli a combustione interna e quello che avremo nel momento in cui ci saranno i veicoli elettrici è che quando eh, per il, un rifornimento di benzina o diesel bisognava trovare un punto di ricarica un punto di rifornimento con il veicolo elettrico c'è l'opportunità di fare qualcos'altro che uno comunque deve fare e, e in quel tempo in cui l'auto è ferma eh, ricaricare quindi eh, a seconda del dove si ferma quanto tempo si ferma eh, lì mh, può nascere un'opportuna infrastruttura di ricarica quindi l'investimento deve essere eh, capillare eh, variegato in funzione del, delle esigenze del cliente e è diffuso appunto su tutto il territorio nazionale. Per questo noi, eh, già dal, dal 2017, dopo anni, tanti anni di esperienza in, in diversi progetti pilota in Italia, abbiamo lanciato un piano infrastrutturale nazionale, eh, oggi sì, abbiamo quasi 14.000 punti di ricarica Installati sul territorio nazionale dei 24-25, poi eh, Francesco sarà sicuramente più puntuale, che sono presenti in Italia. Quindi l'obiettivo è proprio quello di eh, creare questa infrastruttura, eh, diffondere su tutto il territorio nazionale e eh, indirizzare i comportamenti d'uso del cliente. Quindi eh, noi daremo priorità alle infrastrutture di ricarica veloce eh, proprio perché l'auto elettrica deve essere l'unico strumento di mobilità quindi non deve solo servire per eh, la, il movimento al, in ambito urbano ma deve essere anche utilizzabile da famiglie che fanno lunghi viaggi grazie grazie mille eh, Francesco sei stato chiamato in causa allora auto elettrica ancora per pochi barriere eh, all'utilizzo e alla diffusione questo è un po' il pensiero comune eh, che traspare molto spesso no? ma appunto voi siete siete bravissimi con, con i numeri, siete su, sempre super aggiornati eh, con i trend dell'elettromobilità. Quindi, cosa ci dicono i numeri in Italia e in Europa? Come sta andando il mercato? Allora, eh, eh, diamo i numeri visto che è venerdì, quindi sì, è una la settimana è stata stancante. <ride> e, scherzi a parte. Allora ci ritroviamo in una situazione di mercato obiettivamente molto particolare per una contingenza post-covid particolarmente difficile per tutti e per tutte le alimentazioni. Quindi eh, siamo in una fase in cui si stanno perdendo quote di mercato eh, rispetto al, alla situazione pre-pandemica sostanzialmente in tutta Europa molto importante, intorno al, al 30%. Eh, in Italia in particolare mh, prevediamo, come prevede gran parte del mondo auto, che si perda qualcosa come il 30% alla fine dell'anno e quindi difficilmente si riesca a immatricolare un numero di veicoli al di sopra del milione e mezzo. Questo non è buono in generale, qualunque sia l'alimentazione, ripeto, perché eh, il ricambio del parco è comunque una cosa molto importante, noi abbiamo ancora un parco circolante particolarmente vetusto e questo ovviamente eh, non è buono per la qualità dell'aria delle nostre città. Eh, noi però, dall'altra parte, eh, se è vero che è ancora un mercato di nicchia, quello della mobilità elettrica, specialmente al 100%, in realtà è quello a cui si deve guardare la crescita. E la crescita è obiettivamente impressionante. E eh, non è per pochi, nel senso che se si vanno a guardare i eh, numeri delle intenzioni di acquisto, e ormai eh, le survey si sprecano, però ne usciremo, anche noi usciremo con una survey piuttosto corposa a gennaio eh, su, sulle intenzioni e soprattutto sugli ostacoli all'utilizzo, eh, l'ultima che è uscita l'altro ieri eh, diceva che il 58% del, eh, dei, degli utenti sono disposti a passare alla mobilità elettrica. In particolare se si superano determinati ostacoli però eh, che ovviamente sono innanzitutto il prezzo d'acquisto e la diffusione delle infrastrutture di ricarica. Eh, noi devo dire che dal punto di vista delle infrastrutture di ricarica, se andiamo a guardare i numeri, eh, siamo messi piuttosto bene, paradossalmente, eh, soprattutto nel, eh, nel valore di eh, numero di eh, infrastrutture di ricarica per eh, veicoli circolanti. Eh, siamo eh, sotto media europea, in, cioè, siamo sopra media europea in questo senso. Eh, abbiamo circa 25.300 punti di ricarica pubblici. Il problema principale, come stava citando già eh, Federico, è che ce ne sono pochi ad alta potenza, troppo pochi, circa solo un migliaio e quindi poco, abilitiamo poco i viaggi di, eh, di lungo raggio e quindi eh, l'estensione dell'utilizzo del veicolo elettrico a tutti i potenziali utenti. L'altro tema ovviamente è un tema di prezzo che si combatte con l'economia di scala, noi siamo ancora a un uh, punto della curva di TRL, di Technology Readiness Level abbastanza eh, di, eh, di attacco, eh, in Italia in particolare siamo su una quota di mercato dei veicoli BEV, eh, quindi Battery Electric Vehicle, del, a fine anno arriveremo al 4-5% massimo, questo anche dovuto appunto alla contrazione del mercato totale, tra, eh, devo dire però che negli ultimi tre mesi ormai siamo stabilmente nel mese sopra il 10% di quota di immatricolato. Eh, ci stiamo quindi avvicinando a quelli che sono valori delle, dei mercati europei, che eh, sono stabilmente sopra il 10% durante tutto l'arco dell'anno. Eh, in Germania ibridi plug-in ed elettrici raggiungono ormai il 30% del mercato. Quindi stiamo arrivando a dei livelli eh, che ci fanno comprendere la portata del fenomeno, che è un fenomeno, un trend sostanzialmente eh, inarrestabile ed è inarrestabile vorrei spiegare perché cioè stiamo parlando di futuro e perché stiamo andando in quella direzione tutti quanti okay? eh, prima di arrivarci però volevo fare un piccolo appello questo in italia ci si riuscirà ad arrivare se riusciamo a, ad arrivare a quote di mercato significative di solito eh, quando arriviamo a TRL, tu me lo insegni molto meglio di me Gabriele, ma eh, lo, insegni, lo insegni, ecco. <ride> eh, tra il diciamo dobbiamo raggiungere, per, per arrivare a, a prontezza di mass market, a eh, quote di mercato tra il 15 e il 20%, dei veicoli elettrici a batteria, quindi 100% elettrici. Eh, per arrivarci serve un supporto per abbattere il prezzo d'acquisto ancora e eh, lo dico come piccolo appello da segretario generale della mia associazione, eh, in legge di bilancio non c'è nulla, eh, nel piano nazionale di ripresa e resilienza non c'è nulla e gli altri paesi più grandi, i mercati più grandi, che sono anche industrie automobilistiche importanti come la nostra, eh, purtroppo hanno tutti previsto eh, importanti eh, misure di sostegno per il prossimo triennio. Questo eh, devo dire che è un, un momento di grossa preoccupazione per tutti noi e quindi eh, se qualcuno dal, dal governo ci ascolta spero che, eh, che possa capire di che cosa stiamo parlando. Eh, ad ogni modo volevo fare veramente solo dove dobbiamo arrivare. Eh, noi stiamo andando in verso, quella, verso quella direzione perché il sistema dei trasporti, in particolare dei trasporti su gomma, pesa per la questione della decarbonizzazione, almeno nei paesi sviluppati dove magari l'industria è stata delocalizzata in altri paesi appunto e quindi si toccano quote globali del 10%, al 30% della CO2. Ed è il problema è che i trasporti stanno crescendo in termini di emissioni eh, invece di diminuire come in altri settori. In questo senso bisogna decarbonizzare e l'auto elettrica aiuta particolarmente la mobilità elettrica in generale aiuta particolarmente la decarbonizzazione del settore su gomma. Insieme che cosa fa? Aiuta la decarbonizzazione del mondo energetico. Perché quando noi arriviamo a un numero significativo di veicoli, e ne parlava un po' Federico, noi abbiamo un'enorme opportunità di stoccaggio e flessibilità dell'energia che è unica, nel senso che non si raggiunge eh, facilmente con altre utenze, perché l'auto molto spesso è connessa alla rete e in, quel, in alcuni momenti non utilizzata. Si stima, RSE stima, qualcosa come 30 gigawatt di potenziale di stoccaggio al 2030. Noi dobbiamo arrivare, eh, secondo gli obiettivi che stiamo eh, proponendo in Europa e che sono impegni, noi scriviamo eh, su carta a 70 gigawatt eh, di eh, al 70% di produzione di rinnovabili, vuol dire raggiungere 72 gigawatt di produzione da, eh, da rinnovabili. Abbiamo un disperato bisogno di storage, di storage, di flessibilità e soprattutto di usare bene quell'energia, cioè di usarla nella maniera più efficiente possibile. E questo nell'auto elettrica e nella mobilità elettrica è sicuramente il vantaggio più grande. Grazie, grazie mille, Francesco. Eh, insomma. Incentivi o non incentivi, eh, tutti quanti attivi nel mondo dell'innovazione e della mobilità, eh, so che appunto tutti siete fermamente impegnati in progetti innovativi eh, che cercano di supportare questa transizione. Quindi chiederei a ciascuno ospite, partendo da Federico Caleno. Eh, di parlarci di qualche progetto, di alcuni progetti particolarmente innovativi e del loro impatto, eh, che avranno certamente eh, sull'ambiente, sull'efficienza energetica, eh, sull'integrazione delle rinnovabili e il grande potenziale appunto di cui tutti abbiamo bisogno. Ma, diciamo il, il progetto a cui fare riferimento è proprio le, le, le diverse caratteristiche che abbiamo eh, implementato nella infrastruttura di ricarica che stiamo sviluppando sul territorio, nel senso che eh, è una costellazione di diversi aspetti innovativi che vanno incontro a quello che diceva prima Francesco, cioè l'accelerazione e l'agevolazione della transizione energetica che dobbiamo necessariamente eh, percorrere. Quindi eh, il progetto che sicuramente incarna maggiormente tra quelli che abbiamo portato avanti finora questo è, il, è lo sviluppo del, del, del vehicle to grid, quindi la, la possibilità di eh, installare stazioni di ricarica che, che possano eh, scambiare energia eh, accumulata nella batteria del veicolo con, con la rete elettrica. Eh, nell'ottica di offrire servizi alla rete quindi cons far considerare la batteria del veicolo elettrico es eh, esattamente come fosse un microsistema di accumulo che possano eh, scambiare energia eh, accumulata nella batteria del veicolo con, con la rete elettrica eh, nell'ottica di offrire servizi alla rete quindi cons far considerare la batteria del veicolo elettrico es eh, esattamente come fosse un microsistema di accumulo che agglomerato con tutti i, ve i veicoli che sono connessi fa un grandissimo sistema di accumulo. In linea di principio però quello che. questo è, è l'elemento più eh, estremo con cui eh, realizziamo con maggiore concretezza e maggiore eh, diciamo, potere eh, diciamo, risolutivo questo, questi, questi aspetti. Però eh, diciamo, la parte che eh, caratterizza un po' tutta l'infrastruttura è quella di eh, abilitare la flessibilità di gestione delle, delle ricariche proprio per eh, considerare non solo nel processo di scarica-carica, ma anche nel, nel processo di semplice ricarica, quindi dare quella eh, flessibilità nel processo di ricarica che consente appunto di ehm, diciamo, dare servizi alla rete, quindi eh, modulare il carico di, del, delle, delle ricariche eh, consente appunto ehm, la, la migliore integrazione di rinnovabili e la migliore gestione della rete elettrica, con l'obiettivo di, appunto di, di, di accelerare questa transizione. C'è poi il, il discorso delle, delle stazioni di ricarica ad alta potenza, la, le stazioni di ricarica ad alta potenza che noi consideriamo come dei veri e propri hub eh, di ricarica, eh, quindi eh, la, la, esattamente la, la stazione di rifornimento, eh, il concetto di stazione di rifornimento del futuro, dove il cliente trova diversi punti di ricarica, dove la ricarica non, non è più di, di qualche ora ma diventa di qualche, di qualche decina di minuti. Eh, e quindi lì quel hub di ricarica diventa un, un hub in cui eh, non ci sono solo i servizi, gli eh, aspetti dei servizi che vanno sviluppati per per poter diciamo, rendere comoda la vita al cliente in quei, in quei 20 minuti, ma c'è anche il concetto di eh, ottimizzare il, la gestione dell'energia, quindi l'integrazione in questo nuovo hub di ricarica di sistemi di accumulo che a quel punto sono dedicati all'infrastruttura, di sistemi di produzione locale eh, che eh, possono essere d'ausilio per, per, per l'efficientamento energetico di tutto il sistema. Insomma, tutto questo hub si concretizza nel concetto di comunità energetica che potrebbe essere addirittura offerta in diciamo, ausilio nella gestione dell'energia per gli utilizzatori limitrofi. Quindi eh, quello che per noi è eh, la grande opportunità della, della, della mobilità elettrica è quella di eh, sviluppare progetti che appunto colgano l'opportunità di eh, far leva sulla transizione energetica per innovare non solo il concetto di mobilità ma anche il concetto di gestione dell'energia, quindi questi sono gli elementi salienti che, fanno un po', che caratterizzano un po' tutto l'infrastruttura, non sono progetti pilota ma sono caratteristiche che si vanno a eh, diciamo eh, che vanno a caratterizzare tutto il piano eh, di sviluppo che stiamo che stiamo mettendo in piedi in Italia ma anche in tutte le, le nazioni in cui, in cui siamo presenti in maniera importante. Grazie, una strategia interessantissima, molto integrata e eh, molto orientata in maniera decisiva proprio all'innovazione delle reti, delle reti di mobilità e allo stesso tempo di quelle energetiche. Eh, Francesco Motusé ovviamente non è impegnata direttamente in, in progetti innovativi di carattere industriale e, e su larga scala, però ci sono degli aspetti eh, molto importanti per supportare la transizione che riguardano il tema della conoscenza, eh, il tema della consapevolezza e anche di della creazione di quegli strumenti che sono necessari in qualche modo. Per supportare anche il cambiamento a livello legislativo, regolatorio, eh, che abiliti eh, tutte queste potenzialità che l'industria, come ci ha eh, mostrato il dottor Caleno, eh, sta mettendo in campo. Ecco. Eh, voi cosa state facendo in questo ambito? Grazie. Eh, <ride> eh, la domanda è tosta: nel senso, ehm, noi abbiamo ovviamente un, un sistema di, eh, industriale eh, di. Eh, particolarmente e eh, potenzialmente reattivo, eh, nel senso che ha delle dimensioni di base eh, di medie abbastanza piccole e una certa, un certa tendenza alla possibilità di flessibilità. Eh, Dall'altra parte, però, ci sono delle mancanze ataviche. Eh, mancanza di liquidità, eh, di cross-fertilization fra, fra imprese, quindi un'innovazione particolarmente dettata in termini verticali eh, e purtroppo non sempre una eh, facilità a, ad aggiornare le competenze. E, quindi quello che stiamo facendo come associazione, eh, ed è un lato che va curato assolutamente, è quello di cominciare a mappare da una parte oggi Fare una foto oggi di che cosa, di che cosa succede e, quindi, eh, e capire che come, come far evolvere eh, la situazione di imprese e professionalità eh, nel futuro. Oggi abbiamo cominciato a mappare con eh, alcuni progetti eh, i lavoratori che sono impattati in questo momento, con una fotografia al 2021 eh, e sono circa un milione, eh, ma di più, molti di più eh, lo, saranno, lo saranno in futuro. Quando andiamo a parlare di ecosistema di mobilità individuiamo delle filiere che sono quelle core, cioè quelle tipicamente automotive e poi ce ne sono quelle più ampie, quelle delle infrastrutture di ricarica, dei sistemi connessi, della fornitura dei servizi di flessibilità. Ebbene, diciamo, dobbiamo cominciare ad allargare il nostro sguardo e abbracciare delle filiere che siano... Eh, interconnesse che si eh, cambino in, in questo senso. Quindi ehm, quello che facciamo è cominciare a mappare eh, la filiera eh, impresa per impresa cercando di partire proprio dai cosiddetti campioni. Eh, e da lì eh, estrapolare informazioni in termini non solo di codice Ateco, che è una cosa molto noiosa e non mi va di eh, andare a, eh, a, 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 ad approfondire, eh, ma eh, in termini di caratteristiche intrinseche e poi cercare a quel punto eh, in un approccio eh, bottom-up eh, di ricavare delle indicazioni di modifica eh, del sistema di supporto alle imprese. Eh, troppo spesso diciamo, eh, i sistemi di eh, transizione 4.0, industria 4.0, che in alcuni settori hanno funzionato molto bene, bisogna dirlo esplicitamente, eh, non sempre hanno funzionato eh, sul mondo automotive. Eh, e in particolare non sempre funzionano nel sostegno al settore della mobilità elettrica perché eh, proprio nelle caratteristiche intrinseche delle imprese eh, si rivelano eh, più difficili da attuare, eh, sia in termini di eh, capacità interna delle imprese a partecipare a progetti di innovazione o semplicemente ad accedere a determinati tipi di, tipi di fondi, sia perché si sta basando molto sul tema del credito d'imposta, quindi del recupero di un investimento che però tu devi eh, effettivamente in anticipo eh, garantire e eh, eh sia sì, perché comunque eh, diciamo, la dimensione conta eh, in questo caso e quindi le, eh, le aziende con un certo tipo di, eh, di capacità di investimento sono in questo momento avvantaggiate perché questo è il momento dell'R&D cioè questo è il momento in cui ancora è possibile tirar fuori delle tecnologie e delle, mh, dei sistemi di progettazione anche industriale eh, quindi di linee produttive eh, nuovi e che possono essere effettivamente dirompenti, perché siamo ancora in un momento in cui batterie, sistemi di raffreddamento dei veicoli, interconnessione fra veicoli, infrastrutture, eh, sistemi di produzione eh, delle, delle celle, possono diventare decisivi. Cioè siamo ancora in questo momento qua e l'Italia può ancora giocare un, uh, un ruolo importante. Grazie. Eh, dottor Finicelli. Eh, voi siete attivi nell'ambito dell'automazione dell del, dell dei sistemi e eh, delle tecnologie che contribuiscono alla sicurezza delle infrastrutture, come ci ha mostrato prima. So che appunto siamo in Veneto, eh, voi avete sviluppato un progetto particolarmente interessante eh, con eh, concessionari autostradali Venete proprio sul tema della sicurezza delle infrastrutture. Ce lo vuole raccontare in breve? Sì, molto volentieri. Abbiamo colto la sfida che ci ha lanciato eh, direi circa due anni fa, la D, di Concessionaria autostradali venete per chi non conosce questo tratto nevralgico per tutto il paese ma soprattutto per il Veneto, si tratta del passante di Mestre e della tangenziale di Venezia, quindi un'arteria veramente strategica per l'intero paese, abbiamo colto la sfida della creazione di un gemello digitale, eh, quello che gli inglesi appunto da un po' di anni cominciano a chiamare come il digital twin, cioè la creazione di questo eh, mondo eh, digitale di una eh, reale rappresentazione di quella che è l'intera infrastruttura. Quindi parliamo di circa 67 chilometri di infrastruttura, ma come vi dicevo, strategica per tutto il Paese. Abbiamo accettato la sfida e abbiamo cominciato eh, montando a bordo dei veicoli del gestore autostradale, eh, quindi appunto concessionario autostradale Venete, a ehm, lavorare su questa sfida della digitalizzazione. Eh, per cercare di creare appunto il gemello digitale ma anche eh, dando delle nuove dimensioni a questo gemello digitale, cioè introducendo due variabili che appunto facevano parte della sfida che sono la variabile tempo e la variabile velocità. Quindi si vuole osservare man mano che si utilizza l'infrastruttura come agisce il tempo. E naturalmente, come agisce la velocità dei veicoli sulla sicurezza dell'infrastruttura, su, sulla sicurezza degli utenti della strada, quali controlli devono essere esercitati dalla centrale operativa. Ecco, eh, questa, questa sfida ci ha portato sostanzialmente ad analizzare tre ambiti, tre aspetti e analizzare questi dati attraverso l'intelligenza artificiale, appunto un'intelligenza artificiale che è stata sviluppata in questi anni da Mobilai, che oggi è a tutti gli effetti gruppo Intel. Abbiamo innanzitutto osservato quello che è la segnaletica stradale, quindi attraverso la creazione di mappe digitali dell'intera segnaletica stradale, ma anche dell'illuminazione, eh, le interconnessioni, eh, i punti di accesso all'interno dell'autostrada. Dell e dall'altra parte abbiamo cominciato ad osservare anche quello che era eh, l'infrastruttura stessa in termini di eh, pavimentazione stradale, quindi per dare uno strumento che potesse... Eh, Aiutare sia nella manutenzione ordinaria che nella manutenzione straordinaria a prevedere quelli che potevano essere le criticità che si manifestano, come la presenza di buche ad esempio, oppure dei lavori in corso lungo il tratto di autostrada o di tangenziale, in modo da capire come questo influenza l'andamento del traffico. E naturalmente dati sulla mobilità. Eh, paradossalmente, la presenza di un pedone che scende impropriamente dall'auto, sostando temporaneamente il proprio veicolo, eh, piuttosto che una criticità dovuta appunto alla, alla presenza di oggetti abbandonati, che incidono notevolmente su quello che è la viabilità. Ecco, que, questi aspetti, appunto, ci permettono e ci permetteranno sempre in una logica appunto di digitalizzazione del paese, dell'utilizzo dei big data, di eh, trasformare il modo in cui facciamo gestione delle infrastrutture e naturalmente tornare a tutti gli, de gli utenti della strada una mole di informazioni e di dati che eh, si auspica miglioreranno il loro viaggio dal punto A al punto B eh, ottimizzando le percorrenze riducendo i tempi ma soprattutto garantendo il massimo della sicurezza perfetto grazie mille eh, concluderei questa diciamo carrellata di, di, sull'innovazione eh, con i principali progetti e le principali iniziative di Stellantis eh, probabilmente, immagino, focalizzate sul tema della mobilità elettrica. Assolutamente, ma allora parto da, da un concetto, noi ovviamente l'obiettivo che abbiamo è di rendere l'auto elettrica per tutti, come anticipava anche prima Francesco, per farlo eh, una delle parole d'ordine che abbiamo come team immobility, quindi lavoriamo per Stellantis eh, cross brand e cross region su tutte quelle che sono le vetture elettrificate del gruppo, è la parola partnership, quindi noi stiamo collaborando con, settori di altri settori, eh, con aziende di altri settori, settore dell'energia, settore della grande distribuzione, eh, alla realizzazione di progetti eh, che permettano appunto la Diffusione dell'auto elettrica. Non ci siamo messi d'accordo prima con il dottor Naso e il dottor Caleno, però il vehicle to grid per noi è un progetto molto caro. Eh, pensate che nel piazzale logistico del Drosso a Mirafiori stiamo attualmente testando circa 70-500 elettriche capaci di questo, eh, diciamo, che hanno la capacità di eh, comunicare con la rete. Eh, nei prossimi anni, l'obiettivo è arrivare a 700 vetture connesse alla rete con 25 MW di potenza per realizzare quello che è un cambio di paradigma. Eh, se la vettura prima veniva vista come un peso per la rete alla quale chiede energia in aggiunta a tutte le utenze che lo fanno abitualmente ogni giorno, eh, domani diventa eh, un fattore determinante per la stabilizzazione della potenza della rete stessa, quindi diventa eh, diciamo un plus. Parlava prima Francesco di 30 gigawatt, considerando che la potenza di picco eh, più o meno della rete italiana si attesta sui 40 gigawatt, pensate cosa vuol dire avere 30 gigawatt a disposizione, soprattutto considerando che se le rinnovabili, come ci chiede l'Unione Europea nel 2030, eh, diciamo ehm, avranno un peso di circa il 40% sulla produzione energetica, le rinnovabili in certi momenti della giornata non sono disponibili, avere degli accumulatori connessi alla rete capaci di stabilizzarla diventa un fattore determinante, considerando tra l'altro che le autovetture, ci dicono gli studi, per il 92% del tempo sono ferme. Quindi alla fine eh, utilizzare le auto quando sono ferme per dare un servizio alla rete è un fattore abilitante. Senza dimenticarci il fatto che questi servizi sono remunerati, nel 2018 si parla di circa un miliardo e mezzo di euro di remunerazione per questi servizi ancillari, è un modo che abbiamo noi come costruttori di autoveicoli di ridurre il total cost of ownership delle vetture elettriche. Quindi se l'obiettivo è ridurre il costo delle vetture, ovviamente ci sono tanti mezzi, eh, il vehicle to grid può essere una risposta. Uh, si è parlato di infrastrutture di ricarica, noi sempre grazie a queste partnership, in particolare voglio citarne una con Free to Movie Solution, che è una joint venture tra Stellantis e il gruppo NOA e lo stesso gruppo NOA, l'ex NGPS, abbiamo uh, annunciato la creazione di una rete di ricarica fast nel Sud Europa che prevede il raggiungimento di 36.000 nuovi punti di ricarica da qui al 2030 con condizioni di vantaggio per i nostri clienti. Uh, è importante, oltre alle soluzioni di ricarica privata e di tipo Quick, quindi non veloci, affiancare le soluzioni di ricarica fast, soprattutto per quelli che sono i viaggi lunghi e i momenti in cui durante un viaggio eh, un cliente diciamo, deve fermarsi per poter fare il pieno di energia. Eh, questo riguarda diciamo, un aspetto tecnologico. Ci tengo però a parlare anche di eh, informazione. Come diceva prima Francesco, ci siamo resi conto, lavorando con i giovani, poi avrò modo di, di fare anche qualche altro esempio dopo, eh, che tanti giovani ci dicevano noi non abbiamo mai guidato una vettura elettrica ed effettivamente eh, la gran parte della popolazione non ha mai avuto questa possibilità. E quindi abbiamo pensato di realizzare delle applicazioni per smartphone, quindi qualcosa di banale ma in questo momento eh, molto utile, che simulino l'utilizzo delle vetture elettriche. Quindi semplicemente da casa, eh, impostando eh, diciamo, una destinazione di partenza e una destinazione di arrivo, eh, si può vedere il confronto tra una vettura elettrica come la 500 elettrica o plug-in hybrid come le nostre Jeep e 4 e rispetto a delle vetture a combustione interna per capire quali sono i vantaggi in termini economici, in termini ecologici, che sappiamo che è una, una cosa, un fattore sempre più importante per la popolazione che ha a cuore diciamo, il fatto di preservare eh, l'ambiente, ma anche di eh, diciamo, ricevere delle risposte a quelle che sono le classiche domande che ci vengono fatte: come ricarico una vettura, dove trovo i punti di ricarica e, e via dicendo. Quindi diciamo che i nostri progetti sono sia da un punto di vista eh, focalizzati sull'innovazione, sulla collaborazione come ho detto prima sempre, quindi queste partnership per noi hanno rivesto un ruolo importante, ma soprattutto anche sull'informazione. Siamo convinti che informando i potenziali clienti circa le opportunità che il mondo dell'auto elettrica offre, che non sono solo dei vincoli, questo possa essere un modo per avere diciamo, degli ambasciatori della mobilità elettrica, soprattutto tra le nuove generazioni, che ci permettano diciamo, di eh, sostenere questo grande cambio di, di mentalità che sta avvenendo in questi anni. Perfetto, perfetto. grazie mille. Mi sembra che abbiamo dato un'ottima panoramica, di, seppur con gli esempi presenti, di quello che sta succedendo nel mondo della mobilità, di quanto... Eh, impegno, quanto commitment, quante risorse eh, sono, sono in campo. È chiaro che eh, questo è un percorso da, da continuare, ci sono tante forze da coinvolgere. Parlava Francesco di filiera e di necessità, appunto, e opportunità di eh, innovazione in diversi ambiti, di eh, applicazioni, ricerca e sviluppo, eccetera. Facciamo un salto in avanti, eh, questo vi propongo, eh, guardiamo la mobilità del futuro, no? eh, immaginiamo la mobilità oramai non tanto lontana, abbiamo imparato che eh, pur essendoci degli elementi eh, in qualche modo disruptive che entrano nel mercato però il processo di adozione tutto sommato eh, è un processo diciamo quasi lineare eh, se togliamo appunto quello che possiamo aspettarci forse dalla, eh, da, dai veicoli autonomi dalla, dalla riv nuova rivoluzione della guida autonoma ecco Francesco eh, parliamo di decarbonizzazione quindi il trend diciamo maggiormente eh, diciamo alla ribalta forse se vogliamo nelle ultime settimane eh, dal punto di vista della comunicazione. Ecco quali saranno in termini di decarbonizzazione chiaramente della mobilità i sistemi e i settori di mobilità che in qualche modo possono essere eh, trainanti e quali sono le necessità del sistema di mobilità nel suo complesso per diventare veramente carbon free, sostanzialmente una sintesi dei tantissimi spunti che sono già venuti fuori. Grazie. Eh, allora, eh, noi intanto per cercare sempre di darci un obiettivo e cercare di capire tutti insieme che cosa dobbiamo fare, ed è una sfida che obiettivamente fa tremare i polsi a tutti quanti, noi al 2050 dobbiamo arrivare a zero emissioni. Quindi questo è già la prima, esatto. per essere molto chiari eh, su, quello, su, su che cosa ci attende come sfida per noi operatori del, del settore, ma anche per tutti, no, tutti noi come cittadini. Eh, arrivare a, a, a zero emissioni nette non è semplice, ci, ci vuole un mix di, di tecnologie eh, particolarmente eh, nutrito. E non mi metto a, eh, a, a parlare di eh, aviazione e aereo e di eh, soprattutto eh, navale di, di lungo raggio perché là c'è un, un discorso molto complesso sugli fuels, sui eh, combustibili biocombustibili insomma, a basso o a zero contenuto di carbonio, che forse è una delle cose che dovremo adottare nel, eh, nel futuro. Eh, mi attengo a quelli che sono, diciamo, quantomeno il trasporto su gomma, che è un po' quello su cui ci stiamo focalizzando in questo, eh, in questo momento. Direi che sui cosiddetti LDV, quindi sui veicoli leggeri, eh, l'elettrificazione è la risposta che stiamo trovando tutti quanti eh, dal punto di vista dell'alimentazione quello che bisognerà fare e credo che si sta già facendo perché è impressionante la risposta che gli OIM, che, eh, che gli operatori industriali stanno dando, eh, è quello di lavorare anche in, eh, sulla decarbonizzazione della fase di produzione eh, e in questo credo che saranno decisive eh, da una parte la... Eh, eh, riportare parte, gran parte delle filiere eh, in ambito europeo e ci si sta lavorando con progetti enormi soprattutto dal punto di vista delle, eh, delle batterie e, e, e dall'altra eh, diciamo, eh, lavorare sul fatto che queste eh, queste produzioni siano effettivamente a, eh, a CO2 netta eh, zero e devo dire che è veramente impressionante a che velocità si sta, eh, si sta andando. Eh, dall'altra parte, eh, e parliamo solo di decarbonizzazione, non sto parlando di materie prime, non stiamo parlando di, di altre, altre emissioni su cui stila, si sta lavorando parecchio, eh, dall'altra parte noi abbiamo eh, un sistema di mobilità del futuro che evolverà, cioè il, il mondo auto sarà sempre importantissimo, ma diminuirà eh, sicuramente il numero di autovetture pian piano eh, e si adotteranno sempre di più sistemi di trasporto più o meno collettivo, più o meno condiviso. Eh, anche quelli eh, per quanto veicoli più pesanti eh, riteniamo sia abbastanza tracciata la linea dell'elettrificazione dell e quindi eh, sulla decarbonizzazione per esempio del trasporto pubblico locale eh, crediamo che, sti, che si sta andando effettivamente verso l'elettrificazione soprattutto con veicoli a batteria magari sul lungo raggio eh, si adotteranno eventualmente altre soluzioni io sono personalmente uno di quelli che è molto fiducioso sullo sviluppo che si stanno che si sta vedendo sulle, sulle batterie, quindi sull'aumento di densità di energia e quindi l'aumento di autonomia e i minori consumi. E quindi credo che anche sul lungo raggio su gomma si, avrà, eh, si avranno dei risultati sull'elettrificazione a batteria importanti. Eh, sul trasporto merci, eh, che è forse la parte più difficile del trasporto su gomma da, da, de da decarbonizzare, eh, il mix che si sta cercando di, eh, di trovare è da una parte uno shift eh, su, su ferro, eh, che è ovviamente è già per gran parte elettrico e eh, quindi più decarbonizzabile, eh, e dall'altra, eh, ovviamente, da una parte l'elettrificazione e dall'altra l'utilizzo di idrogeno eh, per, eh, per i veicoli di trasporto pesante sul lungo raggio. Eh, c'è una sfida di nuovo enorme da, da affrontare e credo che, che saremo in grado di affrontarla perché abbiamo dei player importanti anche come parlo, come nazione, come Stato eh, italiano. Benissimo, grazie mille per questa, per questa visione sul futuro. Eh, sul futuro della mobilità elettrica. Eh, Alessandro Finicelli, non c'è solo mobilità elettrica nel futuro del del nostro sistema di trasporto, ma c'è la grande sfida dei veicoli connessi anche e anche soprattutto dei veicoli autonomi. Ecco. Come, come possiamo immaginarceli, questi veicoli autonomi, eh, nelle reti di trasporto del futuro? Sì, a questo proposito credo che la regia abbia selezionato un video che rappresenta un po' tutta l'evoluzione che sta caratterizzando l'azienda Mobileye che io rappresento. Se vogliono ecco, farlo partire, poi io mi lego a questo video con le conclusioni finali. Abbiamo visto per un istante, sì. <ride> eccolo qua. Quali sono le grandi sfide che ci aspettano? Il, la prima sfida è una sfida normativa, cioè noi a partire dal 2022 vedremo obbligatori i sistemi di assistenza alla guida su tutti i veicoli che verranno omologati in Europa e a partire dal 2024 sarà necessario che tutti i nuovi veicoli immatricolati dovranno necessariamente avere questo tipo di tecnologia. Quindi questa sarà una sfida assolutamente epocale per l'Europa in quanto tale, perché se vuole raggiungere i suoi obiettivi di dimezzamento, di azzeramento degli incidenti stradali, ovviamente deve lavorare non soltanto sul tema delle infrastrutture, ma soprattutto sul tema dei veicoli. Eh, come vediamo noi il cambiamento di questo mercato? Lo vediamo da una prospettiva di tipo industriale. Eh, oggi l'evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida, appunto, con il loro anche entrata in vigore di questa tipologia di sistemi, di fatto porterà ad una continua automazione del veicolo, sempre verso una eh, autonomia dal punto di vista di alcune funzioni della guida che necessariamente dovranno confrontarsi con tutto l'aspetto normativo. Noi in Italia siamo stati tra i primi a lanciare, anche dal punto di vista normativo, alcune innovazioni che riguardano le smart road e anche all'interno di questo parliamo di un decreto del Ministero dei Trasporti del 2018, quindi siamo davvero pionieri in, in questo ambito dove abbiamo previsto una serie di sperimentazioni che riguardavano la guida autonoma. Come spesso però accade in Italia ci siamo limitati a normare esclusivamente la parte di tipo sperimentale ma non abbiamo creato le regole perché questi veicoli possano circolare liberamente sulla strada. E quindi occorrerebbe fare un completamento di quello che è eh, l'indicazione che è stato dato con questo decreto, eh, cercando appunto di ammettere, come succede in Germania, l'utilizzo dei veicoli di livello 4. Eh, il livello 4 vuol dire veicoli autonomi con la presenza di un supervisore a bordo, quindi, che è in grado nel momento in cui il veicolo dovesse avere dei problemi di interazione o con l'infrastruttura o con gli altri veicoli, di prenderne la guida e quindi, come succede in Germania, dare la possibilità che si arrivi anche a tutto questo. Quindi si passi da una fase di sperimentazione ad una fase di eh, sviluppo eh, e di eh, diciamo, utilizzo di alcuni veicoli che hanno questa tipologia di funzioni. Eh, il mondo, come vi dicevo, eh, in questo è stato più veloce di noi. Eh, paesi come Israele, paesi come la Germania, che permette l'utilizzo di veicoli autonomi in autostrada fino a 130 km/h, naturalmente gli Stati Uniti, eh, prima si parlava delle esperienze eh, statunitensi, ecco, loro hanno già favorito tutto questo. Ora, quale sarà la logica di questi veicoli autonomi e come saranno introdotti all'interno della mobilità in quanto tale? Sicuramente in un'ottica di mobility as a service, quindi usciamo dalla logica della proprietà, per tanti anni noi siamo andati alla logica del possesso, quindi l'utilizzo del noleggio a lungo termine. Per il veicolo, quindi pensate che circa il 25% del mercato italiano oggi è caratterizzato da formule di noleggio, ma si andrà sempre di più. La grande sfida è verso il mobility as a service, cioè eh, sostanzialmente. Quando ne ho necessità utilizzo un, un mezzo che può essere anche differente dall'altro. In quest'ottica qui si muove lo sviluppo della logica del robotaxi: quindi attraverso delle piattaforme di mobility as a service io posso come attualmente faccio la prenotazione di un monopattino, faccio la prenotazione di un veicolo autonomo che si presenta a una determinata ora e mi porterà dal punto A al punto B. Sicuramente in una fase iniziale questo sarà protagonista, quindi un servizio di questo tipo basato sulla mobility as a service. Naturalmente quando potremmo vederlo in Italia? Quando cambierà la normativa? Perché, come dicevo, in questo momento abbiamo solo una normativa che ci permette di sperimentare, ma sicuramente non ci permette di vedere un servizio di questo tipo. Dall'altra parte, naturalmente, c'è tutto il tema della sicurezza, perché dobbiamo fare in modo che un parco veicoli che in Italia ha una media di 10 anni possa evolvere, quindi possa aumentare in sicurezza, e qui ci sono tutta una serie di soluzioni. Primo ovviamente per la sostituzione del parco veicoli ma soprattutto per aumentarne la loro sicurezza come delle soluzioni retrofi. E necessariamente dovremmo farlo perché la linea di tendenza è quello appunto di ridurre le criticità e migliorare il traffico e la sicurezza stradale. Grazie. Eh, bene, Gabriele Catacchio, sei stato stimolato a sufficienza sul tema del mobility as a service, quindi mobilità come servizio, eh, sui temi della eh, condivisione e quindi dell'utilizzo dell dei, dei veicoli condivisi in combinazione anche col processo di elettrificazione. Eh, Qual è il ruolo quindi dell'auto e dell'auto elettrica nella mobilità del futuro? Quali saranno i modelli di uso e di consumo che voi immaginate per il vostro mercato? Ma allora parto volentieri dal concetto di mobility as a service. Eh, con un dato facevo prima riferimento ai giovani eh, noi come Immobility abbiamo l'obiettivo anche di coinvolgere nuove generazioni per ottenere da loro degli input, considerate che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo coinvolto direttamente o indirettamente più di 12.000 ragazzi. La cosa interessante è che quasi tutti ci dicono noi non abbiamo interesse a comprare l'auto, vogliamo usarla, quindi non è più uno status symbol, ma diventa un mezzo di consumo, effettivamente un servizio eh, che ti permette di andare da A a B a seconda delle necessità. Devo dire che noi su questo tema comunque siamo già attivi con aziende del nostro gruppo come l'Isis, abbiamo lanciato un servizio di car sharing 100% elettrico con la 500 elettrica e in questi giorni a Torino anche qualche Peugeot 208 elettrica. Con circa mille vetture tra Torino, Milano, Roma, e l'obiettivo ovviamente è andare anche all'estero, che sono a disposizione eh, della città e possono essere, diciamo, noleggiate eh, tramite lo smartphone a seconda delle necessità, a prezzi tra l'altro contenuti. Capiamo come effettivamente, grazie a servizi di questo genere è possibile spostarsi all'interno della città senza problematiche di tipo ricarica, perché le vetture si trovano cariche e se ne occupa il team di lisis di farlo, potendo parcheggiare in libertà e soprattutto di muoversi nei centri cittadini che stanno Chiudendo l'accesso, eh, come ben sappiamo, alle vetture eh, a, diciamo, che non siano ad emissioni zero. Quindi il concetto di mobilità come servizio per noi è caro e come Team Mobility noi proprio lavoriamo sulla creazione di servizi che siano a supporto del cliente che voglia, eh, appunto, passare alla mobilità elettrica a 360 gradi. Ovviamente al di là dei servizi gli investimenti che stiamo facendo, si parlava prima di tecnologie, investimenti di ricerca e sviluppo, sono sul prodotto, perché va da sé che dobbiamo garantire eh, autonomie e velocità di ricarica importanti. Abbiamo annunciato che investiremo 30 miliardi di euro nei prossimi 5 anni per realizzare 4 nuove piattaforme che nascono per essere piattaforme elettriche, small, medium, large e frame, quella utilizzata diciamo, per i pick up e i veicoli più commerciali capaci di autonomie che vanno dai 500 agli 800 km e di velocità di ricarica che permetteranno di raggiungere 32 km al minuto. Quindi pensate che il cambiamento diciamo, nella velocità di ricarica ovviamente è reso possibile dalla presenza dell'infrastruttura. Lavorare sulle piattaforme, sui veicoli è qualcosa che abbiamo sempre fatto, stiamo però, e questo è diciamo un cambiamento che porta all'elettrificazione, lavorando sempre di più anche nella catena di fornitura. Quindi parlavo prima di partnership, le stiamo realizzando anche, e soprattutto si parlava prima di batterie, sul tema delle batterie. Eh, abbiamo annunciato appunto eh, una joint venture col gruppo Total eh, che si chiama CC, ma abbiamo annunciato anche collaborazioni negli Stati Uniti con LG e Samsung per realizzare, ormai lo conosciamo tutti questo termine, le famose gigafatto. Da qui al 2025 saranno tre, al 2030 eh, il target è di averne cinque che produrranno batterie per una capacità di 260 gigawatt Quindi immaginate eh, che cambiamento. Interveniamo proprio quindi nella catena di fornitura. Lo stesso avviene ovviamente anche per il tema dei motori elettrici che sono a supporto delle nostre piattaforme, e sul tema dei software che diciamo sono il cervello che permette una gestione ottimale della batteria e del motore elettrico nell'utilizzo della vettura. Quindi capite come tutto questo ci stia investendo in maniera concreta. Allo stesso tempo però dobbiamo ricordarci che non, non sono sempre degli iPad con le ruote le vetture, quindi sono importanti i servizi, ma allo stesso tempo per noi è importante anche realizzare una vettura eh, che dia piacere ai nostri clienti e devo dire che grazie al fatto che abbiamo 15 brand nel gruppo possiamo a seconda dell'anima del brand soddisfare le esigenze dei nostri clienti, con in mente sempre l'elettrificazione. Quindi il DNA dei brand viene preservato, ma è un DNA che eh, viene anzi eh, sostenuto, migliorato grazie alla presenza di queste feature che eh, l'elettrificazione rende possibile. Possibili. Grazie. Eh, Federico Caleno, non solo auto, non solo batterie con le ruote? No, scherzo Gabriele, <ride> ma eh, appunto anche e soprattutto energia e reti energetiche. Quindi, qual è il ruolo eh, oggi e il ruolo previsto nel futuro delle reti intelligenti dell'energia a supporto della mobilità ma anche a supporto del dello sviluppo urbano, delle città intelligenti. Beh, per tutto quello che abbiamo detto finora, per gli obiettivi di decarbonizzazione che dobbiamo raggiungere necessariamente per salvare il pianeta, eh, l'energia rinnovabile è fondamentale, quindi, quindi il, 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 il focus deve essere quello di eh, accelerare questa transizione energetica verso la: le energie totalmente rinnovabili e le reti intelligenti: quello che è fondamentale è il concetto di piattaforma per consentire alle reti di essere intelligenti, quindi eh, tutto quello che serve per gestire in maniera flessibile. Che I servizi di mobilità, eh, ma anche tutti i servizi che sono alla base della, della Smart City, eh, sono fondamentalmente abilitati da una piattaforma che deve essere costruita, gestita in modo tale da eh, abilitare tutti quei servizi, consentire l'accesso a diversi interlocutori, a tutto quell'ecosistema che dicevo all'inizio per poter cooperare e consentire anche al cittadino della città del futuro di essere parte attiva di questo concetto. Quindi eh, quello che eh, vale mh, per il concetto di mobilità, dove sicuramente i servizi, eh, il, il modello as a service rivestirà un ruolo eh, sempre più importante, vale a maggior ragione per eh, il concetto di piattaforma dove è fondamentale avere un core potente eh, dove si ipotizzano, si sviluppano tutti i servizi che servono, ma consentire la collaborazione, la condivisione di tutto questo, di tutte le potenzialità con tutti gli attori eh, che, che possono partecipare a, a, alla definizione di come sarà la città del futuro. La città del futuro che dovrà essere sicuramente con, eh, più vivibile, meno rumorosa e questo l'auto elettrica ce l'ho. Eh, sicuramente ci, ci aiuterà a farlo e, e soprattutto dovrà essere non solo l'auto elettrica l'elemento di, eh, di svolta ma tutto il trasporto quindi il ruolo del trasporto pubblico per esempio è fondamentale per assicurare una vivibilità eh, migliore delle città del futuro quindi è, è con servizi integrati tra micromobilità mobilità elettrica trasporto pubblico eh, utilizzo del treno in Italia noi siamo fortunati che tutta la rete la, 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 la ferroviaria buona parte della rete ferroviaria gran parte della rete ferroviaria è elettrificata eh, quindi l'integrazione di tutti questi, questi, questi strumenti di mobilità possono consentire ai, ai clienti delle città del futuro, ai cittadini delle città del futuro di vivere meglio le nostre città grazie grazie ancora eh, grazie a tutti per questo discorso sulla mobilità del futuro eh... Vi chiederei un ultimo giro di domande, un ultimo giro di considerazioni eh, su un tema diciamo, di, eh, più in, forse industriale ma anche legato alle, alle forze che, che devono coesistere, devono eh, collaborare per eh, sviluppare e per sostenere questa, questo processo di transizione che abbiamo in qualche modo ben delineato nella nostra discussione. Ecco, senza rispondermi io, 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 eh, quali sono e chi saranno secondo voi eh, gli attori chiave? Di questo processo di transizioni e di questo ecosistema della mobilità del futuro che si sta delineando e che è in continua evoluzione. Comincerei proprio da Francesco e andrei in ordine. Che ne pensi? Allora, gli attori chiave, guarda, secondo me diciamo, i vari interventi hanno delineato un po' quello che è, come io ma noi in generale interpretiamo questa, questa rivoluzione e questa evoluzione, e, cioè un, una città fatta a strati, no? a strati comuni che comunicano fra di loro, i, i layer, eh. però di fatto sono reti interconnesse diverse, eh, reti dati eh, e quindi tutti gli attori della, eh, delle telecomunicazioni. Reti di, infra di infrastrutture di ricarica, ne abbiamo parlato, eh, reti elettriche eh, di distribuzione che hanno un ruolo sempre più centrale, ne stava parlando eh, Federico con, eh, con le smart grid. Reti di trasporto. E diciamo il grande eh, segreto eh, che diventa comunicazione tra attori fisica: nel senso che sempre più luoghi devono esserci per poter far parlare eh, chi lavora in questi mondi eh, fra di loro. E, e diciamo che Motusei in questo senso, ecco faccio un po' di pubblicità almeno, alla nostra associazione nasce proprio per questo, no? cioè per, per far parlare attori che di solito parlano linguaggi diversi e che si devono mettere d'accordo eh, sul, sull'immaginare e disegnare il futuro, e, e devono invece poi cominciare a parlare eh, letteralmente le tecnologie che loro sviluppano, quindi questi attori, di cui questi attori si occupano. Quindi, siamo di fronte a un eh, grande cambiamento che ci impone un eh, ripensamento delle, delle tecnologie di, di interscambio dati, di eh, creazione di nuovi standard, eh, di eh, discussione su quelle che sono eh, appunto, sai, anche dei dei dati più o meno sensibili che ci si può scambiare, e quindi devo dire che ecco, eh, gli attori te li ho descritti, sono quelli che descrivono questi layer, eh, gli sviluppi che devono, che devono essere messi in campo è eh, eh, comunicazione in tutti i sensi fra di loro. Grazie. Alessandro, secondo te? Sì, allora. Colgo anch'io questi spunti. Eh, sicuramente ehm, i protagonisti di quello che sarà lo sviluppo della nuova mobilità saranno sicuramente dei partner industriali e penso alle case automobilistiche e eh, appunto chi si occupa delle reti di ricarica e tutta l'innovazione che stanno portando in questo settore, eh, come anche i eh, produttori di tecnologia. Ma sicuramente un aspetto molto importante sarà eh, come si comporterà il soggetto pubblico. C'è un problema di governance, cioè tutti i limiti che noi abbiamo visto e raccontato oggi sul tema dell'innovazione tecnologica si scontra contro il fatto che manca il soggetto decisore, cioè il soggetto che non approva determinati regolamenti o leggi che riguardano il settore della mobilità elettrica, che non permette la sperimentazione, cioè portare dalla sperimentazione ad un livello superiore. E io sono reduce dalla, dalla scorsa settimana al convegno ANCI nazionale dove appunto erano protagonisti tutti i comuni italiani e anche lì era evidente cioè un tema di governance, cioè chi sarà in grado di gestire tutto questo. Quindi il tema vero è che da una parte c'è l'Europa che spinge anche il nostro paese in termini di... Eh, capacità di investimento, supportandola con dei fondi, dando la possibilità di eh, ottenere anche nella prossima pianificazione nel settennato che, che riguarda gli investimenti dell'Europa, digitalizzazione, innovazione, mobilità sostenibile e quant'altro. Dall'altra parte, come Paese, abbiamo assolutamente bisogno di rispondere in modo efficiente a tutto questo, perché va da sé che la tecnologia da sola non basta, ma il soggetto pubblico deve necessariamente avere un ruolo determinante ed importante perché si possa guardare ad un progetto. Eh, paese a lungo termine, sicuramente non nel breve periodo. Perfetto, grazie. Eh, Gabriele, cosa ne pensi? Chiaramente eh, gli OEM rimangono un elemento cardine di qualsiasi ecosistema di mobilità. Ecco, cosa vedi nel futuro, eh, diciamo del, dell'insieme degli stakeholder e degli attori principali? Ah, allora io vorrei aggiungere diciamo un altro attore che secondo me è molto importante che sono i giovani che entreranno nel mondo del lavoro sappiamo che una Cospicua parte del PNRR è dedicata all'istruzione. Eh, se una volta cercavamo ingegneri meccanici o softwareisti, adesso cerchiamo anche mobility manager, quindi diciamo delle figure professionali che abbiano delle capacità differenti da quelle di una volta, eh, focalizzate molto sul tema della digitalizzazione, della connettività. Quindi il fatto di formare le nuove generazioni eh, con un occhio attento a quelli che sono i temi della mobilità, intesa in modo allargato, diventa importante. E comunque devo dire che stanno nascendo corsi di laurea di questo tipo in tutte le facoltà a livello non solo europeo ma anche se nello specifico italiano. Poi seguo un po' appunto eh, l'intervento del, del dottor Finicello riferito al tema delle istituzioni. Eh, come sappiamo appunto l'Unione Europea ci chiede di andare avanti sul tema dell'elettrificazione su certi temi in Italia è più complesso. Basti pensare all'infrastrutturazione all dei condomini. Eh, in Francia diventa più facile, in Italia è complesso. Non è solo vetusto il parco circolante ma sono vetusti anche diciamo, i condomini. Non tutti sono predisposti ad essere elettrificati e banalmente per mettere un punto di smistamento di energia eh, nei garage, Condominiali eh, diventa complesso, bisogna passare dall'assemblea condominiale, ricevere determinate autorizzazioni e quindi sapendo che molta eh, una gran parte della popolazione non vive solo in case diciamo eh, monofamiliari ma vive in condomini, per noi è importante, non si tratta solo di ricaricare le vetture in pubblico ma di poterle ricaricare a casa. Per questo stiamo parlando con molti soggetti e sicuramente il ruolo dell'istituzione è importante per permettere di velocizzare questo processo, che ripeto, non è solo il fatto di trovare la colonnina fuori da casa, ma di poter per caricare la vettura a casa nel momento in cui la ricovero nel mio garage. Eh, quindi sicuramente è un cambiamento che dobbiamo fare di concerto eh, più che mai. Grazie. Farei concludere questo giro quindi a Federico Caleno, eh, Enelix è uno degli attori eh, emergenti eh, della mobilità e non solo eh, non solo il vostro ruolo, ma anche il ruolo dei vostri partner competitor eh, come si delineerà nel futuro. Sicuramente il ruolo di gestori di infrastrutture eh, a disposizione di tutti per poter ricaricare è fondamentale per supportare lo sviluppo della mobilità elettrica. Quindi da contratto avrei detto il Charging Point Operator è sicuramente un attore eh, importante per, per sviluppare per la mobilità elettrica del futuro. Eh, ma anche chi vende i servizi di ricarica, quindi chi caratterizza, chi eh, recepisce le esigenze dei clienti eh, e le trasforma in offerte di servizi di ricarica, interfacciandosi in maniera aperta e indiscriminata a tutta l'infrastruttura che sarà presente sul territorio. Quindi, eh, come, come ruolo è fondamentale ed è fondamentale mantenere quell'interoperabilità quell tra gli asset in modo tale che il cliente che sceglie l'auto elettrica possa. Usufruire di tutta l'infrastruttura in maniera diciamo, indifferenziata, e indiscriminata. Poi, siccome sono d'accordo con tutto quello che è stato detto finora, di tutti gli attori chiave, dagli ONM alla pubblica amministrazione, ai fornitori di sviluppo di piattaforme software, direi che nella, guardando la mobilità del futuro, gli attori chiave sono coloro che utilizzano la mobilità, che devono essere attori attivi. Nel caratterizzare quello che serve, cioè quell'ecosistema che si deve creare deve tenere conto delle, delle, delle esigenze di tutti quindi ristoratori, albergatori, tutti, tutti gli attori che, fanno, che utilizzano eh, la mobilità devono essere, devono poter essere attori attivi nel eh, diciamo mettere a disposizione quello che hanno per ottenere quello che vogliono. Quindi eh, un ristoratore sicuramente ha l'esigenza di avere. Il, il, il locale del ristorante pieno dando la possibilità di offrire servizi di ricarica eh, nel tempo giusto che eh, serve per un pasto eh, il, il panettiere deve trovare il modo per distribuire il pane in maniera ecosostenibile con eh, veicoli commerciali a zero emissione quindi per quello è fondamentale che l'ecosistema tenga conto di tutti eh, gli attori quelli che lo possono creare ma quelli che lo devono utilizzare per capire quello che serve Grazie mille, grazie mille anche per aver concluso dopo tutti questi ragionamenti con esempi, con esempi così concreti ehm, e reali. Eh, dunque siamo giunti alla conclusione e io eh, ringrazio moltissimo i nostri ospiti per la partecipazione e le idee molto stimolanti eh, e la discussione. Eh, mi auguro possiamo eh, continuare, magari a rivederci qua in futuro, l'anno prossimo, magari sempre al Festival del Futuro, eh, per discutere, per raccontarci eh, nuove storie eh, di eh, evoluzione, di transizione. Eh, mi sembra che appunto i presupposti ci siano. Quindi eh, grazie ancora e al prossimo anno. Grazie, grazie a voi. Grazie mille. Grazie. Arrivederci. 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 Bene, grazie molte a professor Grea e a tutti gli ospiti, quindi vi mentre lasciano il palco, grazie, grazie. ancora e grazie. A, sicuramente al prossimo Festival del Futuro. Grazie.